Cari amici, Juan Branco, ex lavoratore della Corte Penale Internazionale e del Ministero degli Esteri francesi, e Omer Schatz, un avvocato israeliano, docente universitario a Parigi, che guidano un gruppo internazionale di avvocati, hanno presentato una denuncia contro l'Unione Europea e contro gli Stati membri che hanno svolto un ruolo di primo piano nella crisi dei rifugiati, ovvero contro Germania. Francia e Italia. L'accusa è pesantissima. Crimini contro l'umanità. La denuncia, un documento di ben 245 pagine, chiede un'azione punitiva nei confronti della politica migratoria dell'Unione Europea, che, secondo la denuncia, dal 2014 si baserebbe sulla deterrenza e che presumibilmente intendeva sacrificare la vita dei migranti in difficoltà in mare con l'unico obiettivo di dissuadere gli altri in situazioni simili dalla ricerca di un rifugio sicuro in Europa. Secondo questi signori, l'Unione Europea Avrebbe creato la via di immigrazione più letale del mondo, provocando così la morte di oltre 12.000 persone. Cari amici, questa è una cosa totalmente priva di logica, ma non c'è da stupirsi, perché l'oligarchia finanziaria speculativa vuole eliminare qualsiasi ostacolo al suo piano di sostituzione etnica in Europa. Dalla politica scellerata dell'Unione Europea, alla risoluzione del Parlamento Europeo sull'afrofobia, ai documenti ungheresi che svelano il piano segreto dell'Unione Europea concordato tra Juncker e Soros per costruire una via legale e sicura per i migranti. Ebbene, tutto questo svela chiaramente il loro piano, vogliono incentivare il più possibile la migrazione di massa e soprattutto vogliono imporre con qualsiasi mezzo l'accoglienza indiscriminata. La denuncia si basa in parte su documenti interni a Frontex, l'Agenzia Europea di Guardia di Frontiera e Costiera, che avrebbe ipotizzato che il passaggio dalla missione di salvataggio a gestione italiana Mare Nostrum a quella a gestione europea Triton avrebbe potuto causare un numero maggiore di vittime. Inoltre la denuncia evidenzia che, per arginare i flussi migratori dalla Libia a tutti i costi e al posto di operazioni di salvataggio e sbarco sicure come prescrive la legge, l'Unione Europea sta orchestrando una politica di trasferimento forzato nei campi di concentramento, come le strutture di detenzione in Libia dove vengono commessi crimini atroci. Secondo questi signori, e qui siamo veramente alla follia pura, tutto questo, cioè il passaggio dalla missione Mare Nostrum alla missione Triton, sarebbe stato architettato per causare la morte di migliaia di esseri umani all'anno, il respingimento, ritorno forzato, di decine di migliaia di migranti che tentano di fuggire dalla Libia e la successiva commissione di omicidio, deportazione, detenzione, riduzione in schiavitù, tortura, stupro persecuzione e altri atti inumani contro di loro. La politica Triton ha introdotto l'attacco più letale organizzato contro la popolazione civile su cui la Corte Penale Internazionale ha giurisdizione nell'intera storia della Corte. I funzionari dell'Unione Europea e degli Stati membri avevano una conoscenza precoce e piena consapevolezza delle conseguenze letali della loro condotta. Cari amici, è veramente difficile riuscire a mantenere un equilibrio commentando questi fatti. Comunque, come al solito, cerchiamo di fare chiarezza ed iniziamo confrontando queste due missioni. Come vediamo, gli obiettivi della missione Mare Nostrum erano quelli di garantire la salvaguardia della vita in mare e di arrestare gli scafisti, mentre gli obiettivi di Triton erano il controllo delle frontiere ad opera di Frontex. Per quello che riguarda il raggio d'azione, Mare Nostrum era fino a ridosso delle coste libiche, mentre la missione Triton entro 30 miglia dalle coste italiane. Ma la cosa fondamentale è che con la missione Triton Renzi accettò, anzi richiese espressamente che tutti gli sbarchi avvenissero in Italia. E chiese questo, accettò questo, lo richiese, richiese che gli sbarchi avvenissero in Italia. Per ottenere in cambio la flessibilità necessaria a poter elargire il bonus di 80 euro, come in seguito confessato da Emma Bonino. Il fatto che nel 2014 e 2016 abbiamo chiesto che il coordinatore fosse a Roma, alla Guardia Costiera, e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, l'abbiamo chiesto noi. L'accordo l'abbiamo fatto noi, violando peraltro Dublino, ma quello sarà un altro. Tanto che quando Di Maio ne venne a conoscenza invocò la chiusura ad oltranza dei porti. Ci hanno trasformato nel più grande porto d'Europa per qualche soldo, per 80 euro per vincere le elezioni europee. Gli altri paesi, paesi d'Europa però non sembrano... Disponibili a dare adesso i loro porti. Quindi la soluzione in questo momento quale può essere? Ma la soluzione è molto semplice. Se l'Unione Europea non vuole aiutarci, Frontex ci ha detto chiaramente che gli altri paesi europei ieri hanno fatto scena muta alla domanda se vogliano o meno aprire i loro porti e allora vuol dire che siamo soli in Unione Europea. Ci devono dire che ci hanno cacciato dall'Unione Europea, utilizzeremo i soldi del contributo all'Unione Europea per finanziare le operazioni di rimpatrio. Prima di tutto di tutti i migranti economici che abbiamo in Italia e di accoglienza dignitosa a quelli che vengono e che scappano da guerre e da situazioni di conflitto. Ma è, deve essere chiara una cosa: il governo dice modifichiamo Triton. Triton, tre anni fa, era il più grande accordo che l'Italia avesse ottenuto in sede europea per gestire la questione dei migranti. Adesso scopriamo che l'accordo prevedeva che tutti i migranti salvati nel Mediterraneo e eh, imbarcati nel Mediterraneo dovessero sbarcare solo nei porti italiani e quando noi abbiamo chiesto ma che cosa succede se l'Italia chiude i porti abbiamo chiesto questo a Frontex lui ci ha risposto che la situazione è complessa, ma che l'Unione Europea si limiterebbe a ridurre gli stanziamenti per l'operazione Triton. Cioè, il problema dell'Unione Europea è solo di finanziamento, non gliene frega niente della gente da salvare in mare ed è questa la follia. Allora, se siamo soli come Italia. Abbiamo un problema di sicurezza nazionale che è la Libia, la dobbiamo affrontare stabilizzando la Libia ma anche limitando i flussi di migranti e per questo dobbiamo anche imporre nel Mediterraneo le imbarcazioni che stanno facendo ricerca e salvataggio un codice che non è il codice di condotta, sono leggi dello Stato che devono mettere a bordo di queste imbarcazioni la Polizia Giudiziaria, che devono chiedere alle imbarcazioni di rispettare eh, i codici e quindi di non entrare nelle acque territoriali, altrimenti i porti si chiudono. Si chiudono i porti a quelli che non rispettano le nostre leggi e le leggi le dobbiamo fare in Parlamento. Quindi noi abbiamo una proposta di legge sulla Polizia Giudiziaria in mare e su quelle imbarcazioni, portiamola subito in Parlamento. Una cosa è certa, noi abbiamo scoperto oggi da Frontex, parole di Frontex, che l'Italia ha dato l'accordo ed era d'accordo a far sbarcare tutti i migranti nei porti italiani. Allora, quello che allora era il ministro degli esteri, oggi è il presidente del Consiglio italiano. Quello che era il ministro degli esteri di Renzi si chiama Gentiloni. Ed è il primo ministro italiano. Venga in Parlamento a riferire questo alto tradimento, perché questo è alto tradimento quello che hanno fatto all'Italia. Come sembrano lontani i tempi in cui. Il Movimento 5 Stelle era all'opposizione. Di Maio parlava di rimpatri massicci, di chiusura dei porti, di polizia giudiziaria a bordo delle navi, delle, delle navi ONG, delle navi ONG che non possono entrare nelle nostre acque territoriali senza la nostra autorizzazione. E invece oggi è tutto cambiato. Oggi Fico dice che la festa della Repubblica... È la festa dei migranti, dei sinti e dei rom. Comunque, dal 1 febbraio 2018, la missione Triton è stata sostituita dalla missione Temis e da quel giorno non c'è più nessun obbligo di far sbarcare tutti i migranti in Italia. Da quel giorno infatti è tornata a valere la regola secondo la quale i migranti soccorsi vanno portati nel porto più vicino al punto di soccorso. La missione Temis continua ad avere come scopo principale la ricerca e il soccorso, anche se c'è un'attenzione molto rafforzata verso le forze dell'ordine. La componente di sicurezza di Operation Themis include la raccolta di intelligence e altre misure volte a individuare i foreign fighters e altre minacce terroristiche alle frontiere esterne, oltre che rintracciare attività criminali come il contrabbando di stupefacenti attraverso l'Adriatico. Tornando all'assurda denuncia presentata all'AIA, l'Italia, che grazie a Renzi ha messo a disposizione i suoi porti per far sbarcare tutti i migranti, Oggi viene denunciata insieme all'Unione Europea, alla Francia e alla Germania. Io mi domando dov'è la logica di tutto questo. Da secoli in Africa si commettono i peggiori crimini contro l'umanità. Il continente africano è oppresso dallo sfruttamento occidentale, schiacciato dalle sanguinarie politiche francesi che dominano ben 14 paesi africani imponendogli la loro moneta, ovvero il franco SEFA, il franco CFA. Perché nessuno denuncia questi crimini commessi in Africa che oltretutto sono... Una concausa importante alla migrazione massiccia dei giorni nostri. Perché nessuno denuncia Soros e tutte le persone che cercano di incentivare con ogni mezzo la migrazione? Cari amici, questo è un mondo che va alla rovescia. Dobbiamo invertire la rotta e dobbiamo farlo subito perché domani. Sarà troppo tardi, perché questa è una vera e propria deriva. Siamo invasi dai migranti, molti dei quali vengono qui per delinquere o per farsi mantenere. Moltissimi migranti appena arrivati in Italia si dichiarano rifugiati, anche se non lo sono. E in questo modo incominciano a godere di tutti i diritti che offre lo status di rifugiato. E se per caso la domanda gli viene respinta, questi possono fare ricorso prima in primo grado, poi in secondo grado, infine in Cassazione. e Nel frattempo passano anni e anni e anni, durante i quali queste persone, senza averne alcun diritto, godono di tutti i privilegi offerti dallo status di rifugiati. Se un migrante commette dei crimini gravi, anche gravissimi, tanto da mettere in pericolo, la sicurezza sociale o nazionale non possiamo espellerlo se sussiste il minimo dubbio che questa persona possa essere poi perseguitata nel suo paese d'origine e poco importa se quello che indica il migrante non è il suo paese d'origine, tanto fanno fede le dichiarazioni dei migranti appena arrivano in Italia e non certo i loro documenti, visto che arrivano senza alcun documento. La criminalità straniera è un fenomeno inquietante, ma è soprattutto un fenomeno dilagante, solo che spesso manca una visione d'insieme. Allora io ho fatto una piccola ricerca, cosa ho fatto? Ho messo insieme tutti i fatti di cronaca che vedono come protagonisti i migranti avvenuti dall'inizio dell'anno a oggi, ed esclusivamente però nella zona di Genova. Trovate questo tristissimo elenco dopo i saluti. Una lunga lista che colpisce. Perché spesso le cronache puntano il dito, mettono l'accento sui fatti più eclatanti, ma in questo modo centinaia di crimini passano praticamente inosservati. E vederli in fila uno dietro l'altro tutti insieme. È impressionante. È ancora più impressionante sapere che parliamo dei fatti di cronaca eh, circoscritti alla sola zona di Genova. Se dovessimo fare la stessa lista a livello nazionale, beh, allora verrebbe fuori un'idea ancora più inquietante delle dimensioni dilaganti di questo fenomeno. Un saluto dal vostro Matteo De Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio. 30 gennaio 2019 Allarmi a Genova. Ora vendono cocaina crack pure ai minorenni. Arrestato 33enne africano. 30 gennaio 2019 Genova. Profugo marocchino ruba al ristorante e ci ritorna a cena, preso dai carabinieri. Si tratta di un 27enne marocchino, gravato di pregiudizi di polizia, in possesso di foglio di soggiorno per asilo politico, domiciliato a Casarza Ligure e mai rimpatriato. 2 febbraio 2019 Genova. Caruggi e droga, senegalese preso dai carabinieri e messo ai domiciliari dal giudice. Anche qui parliamo di un ventunenne senegalese gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato. 6 febbraio 2019, Genova, piazza Palermo. Agente di polizia locale ferito durante arresto ambulante abusivo senegalese. 16 febbraio 2019, Genova. Sequestrata, picchiata e stuprata. Un vicino avverte la polizia. 4 arrestati a Genova. Genova violentata da quattro persone e massacrata la notte di San Valentino. È successo in Via Martiri del Turchino, nel quartiere popolare del CEP di Genova. Gli uomini della squadra mobile hanno arrestato quattro persone: un italiano di 50 anni e tre marocchini di 25, 25 e 30 anni. La donna di origine brasiliana è stata trovata in casa dell'italiano dopo una telefonata al numero di emergenza di un vicino. In ospedale ha raccontato di essere stata violentata dal gruppo dopo essere stata sequestrata e picchiata per non farla scappare, gli uomini le hanno legato polsi e caviglie con scotch da pacchi. La donna è però riuscita a citofonare a un vicino nel cuore della notte. L'uomo l'ha trovata terrorizzata e con il volto tumefatto ed ha avvertito la polizia. 18 febbraio 2019 Genova. Droga la figlia 17 enne e la fa stuprare al compagno. In manette una coppia, lei sudamericana, lui pakistano. La donna ha drogato la figlia 17 enne per farla stuprare dal compagno davanti ai suoi occhi. Genova 22 febbraio 2019. Violenza sulle donne. Trentenne marocchino picchia una passante per strada. Arrestato. Un marocchino di 30 anni, gravato da pregiudizi di polizia, senza fissa dimora, irregolare e mai rimpatriato, in evidente stato di alterazione ha picchiato una donna per strada senza alcun apparente motivo. Poi ha danneggiato la vetrina di un esercizio pubblico. E infine, ha picchiato un carabiniere che cercava di fermarlo. Genova, 22 febbraio 2019. Violenza sulle donne. Trentenne tunisino, picchia convivente siciliana. Arrestato. Genova, un tunisino di 30 anni, gravato da pregiudizi di polizia irregolari in Italia e mai rimpatriato, è stato arrestato per lesioni personali aggravate. E denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione, 27 febbraio 2019, rapina a Genova. Rom estrae pistola e fugge con Ferrari F430. Genova, 8 marzo 2019, i falchi della squadra mobile sgominano banda di pusher senegalesi. Genova, 8 marzo 2019, porte girevoli. Arrestato e rilasciato, 54enne straniero. Riarrestato per droga a Borgo Ratti. Arrestato per spaccio pochi giorni. Prima è colpito da divieto di dimora a Genova, gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati specifici e mai rimpatriato, ha continuato a rimanere in città senza osservare le disposizioni del giudice. Per sfuggire all'arresto, ha preso a calci i carabinieri ed ha tentato di disfarsi di 12 grammi di eroina. Genova 18 marzo 2019. Albanese ubriaco, pesta la compagna incinta. Arrestato. Accompagnata in ospedale in seguito alla violenta aggressione, la giovane, al quarto mese di gravidanza, ha deciso di denunciare il convivente. Genova, 20 marzo 2019, arrestato 17enne senegalese, ospite di un centro di accoglienza, fermato con 20 grammi di cocaina. Vi rendete conto? Questi si fanno mantenere nel centro di accoglienza e nel frattempo spacciano allegramente cocaina. Genova 1 aprile 2019. Arrestato per furto in abitazione, torna a rubare nella stessa casa. Un 32enne tunisino con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, condannato ai domiciliari per furto, evade i domiciliari e torna a rubare nella stessa casa dove era stato arrestato l'ultima volta. Genova 3 aprile 2019. Neonato muore in casa dopo la circoncisione. Arrestati mamma, nonna e santone. Genova 12 aprile 2019. Abusa figlia di 11 anni, arrestato a Genova. Le violenze da quando la ragazzina aveva 11 anni. Un uomo di 43 anni di origini ecuadoriane è stato arrestato dalla polizia a Genova con l'accusa di aver abusato della figlia da quando lei aveva 11 anni. La squadra mobile lo ha fermato dopo aver raccolto la drammatica testimonianza della ragazzina, che ha appena compiuto 17 anni, che dopo l'ennesima violenza ha confidato tutto alla mamma. Genova 10 maggio 2019, nella rissa tra stranieri, vola acido feriti tre passanti. Durante la lite, forse un regolamento di conti tra pusher nordafricani, uno dei due ha estratto una bottiglia di disgorgante per scagliarne il contenuto contro il rivale. Colpendo e ferendo tre italiani. Genova 2 giugno 2019. Siriano ubriaco molesta commessa e attacca agenti. Arrestato. I poliziotti hanno avuto la necessità di ricorrere all'uso dello spray al peperoncino per avere la meglio sullo straniero che li ha aggrediti subito dopo averli visti arrivare. Prima entra in un negozio di Genova per molestare la commessa, poi, dopo essere stato allontanato, si accanisce contro il mobilio del locale ed infine contro la vettura d'ordinanza della polizia intervenuta sul posto. Infine passiamo all'ultimo gravissimo fatto avvenuto ieri, 3 giugno 2019, sempre a Genova. Lite sui migranti, aggredito in strada al CEP. È gravissimo. Un arresto. Il 41enne, un operaio che vive nella zona, avrebbe difeso un anziano che stava litigando con il 34enne marocchino sull'arrivo dei migranti e le polemiche di accoglienza del nostro paese. Lo straniero ha colpito l'operaio con un tubo di plastica rigida che aveva anche una punta di ferro, provocandogli gravi fratture e traumi. Per la cronaca, il fatto è avvenuto in mezzo ai bambini che sono scappati urlando da tutte le parti. Secondo i primi riscontri medici, l'uomo sarebbe in pericolo di vita.